A Cagliari esiste anche un pezzo di Bangladesh rappresentato dai cittadini bengalesi. Sono oltre 500 quelli censiti dall'Istat al 1 gennaio 2017. Ali Ahmed, 42 anni, ha una storia da raccontare, una storia fatta di speranza, di sacrifici e anche di risultati ottenuti qui a Cagliari. Lei arriva in città per un motivo semplice, una vacanza insieme a un suo parente. E poi cosa è capitato? Non parente, diciamo, venuto così, vacanze con gli amici da Roma. Poi praticamente che lavoravo a Roma e conoscevo alcuni qua in Sardegna. Allora loro dice vienite in Sardegna, magari bello vedere un po' come stai. E sono venuto per quel motivo, vacanze, diciamo una settimana stato qua. Questo è negli anni 90, sì. Poi sono tornato a Roma, poi a un certo punto ho pensato, vado, città bello, piccolina, anche perché persona più amorevole, soprattutto per quel motivo che sono tornato in Sardegna, diciamo. Lei ha lavorato tanti anni in vari locali cagliaritani dove si è specializzato, come Diciamo a pizzaiolo. Cagliari, sì, due locali ho lavorato, ho iniziato a lavorare, a imparare a Roma, diciamo da fare tutto, ho iniziato come lavapiatti a Roma mentre studiavo e poi piano piano ho imparato anche a cucinare qualcosina, però ho ricominciato da capo quando ero a Cagliari. Diciamo ho ricominciato in un ristorante abbastanza famoso qua a Cagliari, si chiama Lo Zodiaco, ho iniziato lì piano piano. E poi un tiro ho fatto quasi, diciamo, un bel po' di anni, diciamo, più o meno 14-15 anni passato. E poi sono da lì cambiato, ho voluto giusto cambiare ambiente, aria. E allora sono entrato in un altro locale abbastanza buono, no, diciamo, quella è la Oca Bianca, che vi è a Napoli. E in questi due locali tu ti sei specializzato come pizzaiolo. Sì, vabbè, quando è arrivato a Oca Bianca ero già abbastanza mestiere buona che facevo pizzaiolo. Qui a Cagliari non ha mai subito episodi di razzismo. Finora, grazie a Dio, no, niente, abbastanza tranquillo, vivo anche di notte, io uscivo notte all'inizio, un bel po' di anni fa, sempre giravo di notte, però mai è stato nessun problema. Lei da poco tempo ha aperto un'attività tutta sua nel cuore del Rione Marina in via Lepanto, il primo ristorante, mini ristorante, possiamo definirlo così, dedicato, incentrato sulla cucina bengalese. Sì, diciamo di sì, perché è una piccolina, però grazie, devo ringraziare prima persona e mia moglie, è stata lei che mi ha dato questa idea, che ora che sto lavorando mattina e sera, quindi a volte non riesco a recuperare orario, allora lei mi ha messo questa piano piano e dice, dai, ci proviamo a presentarsi un cibo nostri qua a Cagliari. E come sono i riscontri? I cagliaritani apprezzano? Grazie a Dio, sì, quasi 2 mesi e mezzo, siamo abbastanza italiani, anche sta venendo spesso di sera sia mangiare pizze, oppure io voglio più presentare i nostri cibi proprio del Bangladesh. Ecco, due o tre quali sono? E più famosa, diciamo, nostre sono riso bianco, semplice, va mangiati accompagnato con le carne di manzo, bocconcino, oppure pollo, oppure pesce che è fatto da noi. E apprezzano molto gli italiani questa cosa. Poi un altro c'è biryani, che è un altro più famoso in Asia, in India, Pakistan, però il nostro è diverso un po', leggermente speziate, e anche quella sta andando, grazie a Dio, abbastanza buona, bene, diciamoci. La comunità bengalese qui a Cagliari come vive? Vive abbastanza bene? Lei ovviamente frequenta i suoi connazionali. Insomma, Cagliari è una città ospitale e questo ce l'ha già detto. I bengalesi come vivono qua in città? Che lavori fanno? Diciamo, noi bengalesi qui in maggioranza lavorano, oddio, si trovano lavoro, buon lavoro, ristorante oppure cosa così, si vogliono lavorare, però purtroppo
Ci sono anche, diciamoci la verità, crisi un po' di tutte le parti, quindi loro si campa, diciamo, fa ambulante oppure a negozietto di bigiotterie, queste cose qua. Cioè, insomma, diciamo, ci diamo di fare per guadagnarsi qualcosina tranquillamente, a vivere tranquillo. Dopo tutti questi anni trascorsi a Cagliari, lei si sente più bengalese o sardo? Sinceramente, cioè, sono una di quelle, come si dice, vivi soprattutto lascia vivere, quindi mi sento più essere di questa parte, cuore aperta. Quali sono le tre cose più belle di Cagliari? Allora, sono prima cosa, se devo essere sincera, sono persone, è molto rispettose e molto amorevole. Secondo, diciamo, il paese è bellissimo, meraviglioso, perché io anche ogni tanto faccio foto quando vado a lavorare mattina presto, salgo su un buon cammino con lassù, io faccio foto da giù su al mare, è una cosa meravigliosa. Se non lo vede, cioè una persona si vede, si capirà cosa significa, sinceramente. Io ci ho provato un paio di volte mattina presto ad alzarsi lì, andare. Poi un'altra cosa in Sardegna, diciamo, ritrovarci tutti insieme unita, questa cosa ci sono molto, è quella che mi piace molto, che rimane unita a tutti quanti, sia italiani sia bengalesi, non c'è dubbio, mezzo, diciamo. Però per questa cosa mi piace anche per cagliaritani, personaggi così, che non danno sentire o farsi capire che siamo da un'altra parte del mondo, che veniamo in questo paese. Questa cosa mi piace troppo.